Oggi concludiamo la serie relativa alla conoscenza dei sostantivi della seconda declinazione con i nomi di genere neutro. Io qui ho preparato già lo schema di un sostantivo diffusissimo che è bellum belli. Allora, belli è il genitivo, bellum è la forma del nominativo. Attention, questo potrebbe sembrare benissimo un accusativo di un nome maschile. In realtà, non sono un numero eccessivo i nomi neutri, ma in realtà il latino ci mette sempre nella condizione di saperci orientare all'istante, no? Come uno si trovasse in una città e con i cartelli dovesse trovare la strada, agevolmente. Dunque, i nomi neutri escono in e hanno questa caratteristica che nei casi diretti hanno la stessa uscita. Quindi questo significa che bellum al nominativo, bellum all'accusativo e bellum al vocativo. La stessa uscita per tutti e tre i casi diretti, che io con un acronimo chiamo sempre NAV per ricordare che sono il nominativo, l'accusativo e il vocativo. Nel plurale stessa storia. Il plurale come desinenza alla A. Quindi devo mettere la A nel nominativo, nell'accusativo e nel vocativo. La A, dunque, vuol dire che se il nome è neutro abbiamo un plurale, mentre invece la A nella prima declinazione è un singolare. Rosa è la rosa. Invece bella sono le guerre. Ma ribadisco, secondo me il bello della lingua latina è che ci mette di fronte alla necessità di avere sempre una cassetta degli attrezzi pronta da utilizzare in ogni evenienza per risolvere queste che sono in fondo delle ambiguità. Cioè, le ambiguità sono quelle desinenze, quelle situazioni in cui io, quando traduco dal latino, mi trovo a dover comprendere se un possa essere un accusativo maschile oppure se non sia un neutro, capito? I casi indiretti, su cui non ho detto nulla, i casi indiretti sono uguali al resto della flessione, presentano le stesse desinenze tipiche della seconda declinazione. Quindi qui abbiamo una I, qui abbiamo una O e qui abbiamo un'altra O. Nel plurale abbiamo bellorum, bellis e bellis. Come sempre il dativo e l'ablativo presentano la stessa desinenza. A questo punto è interessante osservare che ci sono, a questo punto possiamo riconoscere o conoscere per intero gli aggettivi, perché gli aggettivi, a questo punto ribadisco, per noi saranno sempre aggettivi a tre uscite, una per il maschile, una per il femminile e una per il neutro. Finora abbiamo imparato prima il femminile con la prima declinazione, il maschile con la seconda. Adesso invece però dobbiamo sapere che quando il nostro libro ci proporrà degli aggettivi, gli aggettivi saranno sempre così e con tre uscite. Per vostra informazione, questi sono gli aggettivi della prima classe che ripercorrono le forme della prima e seconda declinazione e poi dopo che avremo fatto la terza declinazione ci saranno anche gli aggettivi della seconda classe. Fin qua è tutto chiaro? Allora, per esempio, se io trovassi preglia, la frase preglia damnum ferunt, preglia damnum ferunt, che forse non si vede in camera perché l'ho scritto tanto in alto, preglia damnum ferunt. È chiaro che qui ho ferunt, predicato verbale, terza plurale, e poi come soggetto deve esserci un plurale, giusto? Ecco che a colpo sicuro questo preglia sarà un nome neutro della seconda declinazione che fa pregium, preli, e vuol dire il combattimento. E non ci deve stupire che parliamo tanto di guerre, sembra anti contrario all'insegnamento dell'educazione civica, ma in realtà dobbiamo considerare che i passi degli antichi, i passi che si frequentano di solito
all'inizio sono sempre quelli che parlano di guerra, sono passi di Cesare o di altri autori. Quindi i combattimenti recano danno, damnum e damnum damni, quindi è un nome neutro della seconda declinazione. Oh, un'altra parola, vediamo di esercitarci, per esempio, su alcune forme, coinvolgendo anche le cose che abbiamo visto ieri per i sostantivi in er. Magistri, verba, discipuli, audiunt. Magistri, verba, discipuli, audiunt. Si parte da audiunt, predicato verbale, il soggetto magistri, che sta quassù, potrebbe essere il soggetto. Altrimenti cosa potrebbe essere? Allora, o è un nominativo oppure un genitivo singolare. Poi abbiamo anche discipuli, che può essere o un nominativo o un genitivo singolare. Cosa scegliamo? Discipuli. Quindi la frase sarà discipuli audiunt, mi serve il complemento oggetto. Quale sarà il complemento oggetto? Verba. Verba, perché verba, se è un complemento oggetto, vuol dire che è un accusativo, analizziamolo insieme, è un accusativo plurale, è di un nome di genere neutro. Quindi discipuli audiunt, verba, e poi magistri, che a questo punto sarà un... Che caso sarà? Un genitivo singolare. La traduzione, dunque, i discepoli ascoltano, giusto? Le parole del maestro. Viri, boni, otium, vituperant. Vitupero, vituperare, biasimare, verbo della prima coniugazione, viri boni otium vituperant. Soggetto? Viri. E anche? Boni. Quindi è sostantivo più aggettivo. Viri boni otium vituperant. Viri boni è il soggetto, vituperant, predicato verbale, otium è il mio accusativo, che potrebbe essere anche da otius, in realtà è un nome neutro, otium, quindi gli uomini buoni, gli uomini onesti, gli uomini virtuosi, biasimano l'ozio, va bene? L'ozio è una, vuol dire riposo, significa tempo libero. Adesso vi regalo una bella parola, perché noi di solito a comprare le cose andiamo nei negozi. Se fate caso, dunque, negozium, per etimologia, qualcuno ha un'idea dell'etimologia? Negozium. L'ozium è il tempo libero. Il negozium è la negazione del tempo libero. Quindi, questo è, vi sto spiegando l'etimologia di una parola che per noi oggi ha un altro significato. Ma per gli antichi latini contavano sempre i negozia, che erano gli impegni, i pubblici affari. Gli antichi latini non restavano mai con le mani in mano, come si dice. Erano sempre impegnati o nella vita militare o nella vita nel mondo dei campi come contadini, oppure nel mondo della politica, perché i nostri lontani cugini romani ritenevano che l'uomo, per realizzarsi, dovesse spendersi all'interno della comunità e quindi negavano che l'ozium fosse importante. L'ozium è il tempo libero. Pensate che ci vollero secoli e soprattutto il contatto con il mondo greco perché ci si rendesse conto che l'ozium poteva essere, uno, un momento ricreativo, e poi
Due, un momento da dedicare allo studio, perché all'epoca sia il tempo libero che gli studi erano bollati come del tutto inutili. I sostantivi in er, i maschili in er. Allora, adesso vi propongo alcune parole. Va bene? Ve le metto all'accusativo plurale. Saccos, agros, pueros, magistros, servos. Poi finiamo la parte della registrazione. Ma questo è importante e non l'abbiamo detto ieri, o lo ridiciamo meglio. All'interno di queste parole, che sono nomi della seconda declinazione, ci sono alcuni che escono in us e altri invece che escono in er. Come si fa a riconoscerli? Li si riconosce perché i nomi in che escono in er al nominativo, prima della desinenza os, presentano una r. Questa è una regola che vale al 100%, non c'è eccezione, non c'è deroga. Quindi vediamo di intenderci. Per esempio, agros, la r c'è. Pertanto vado sicuro sul fatto che questo sarà un sostantivo maschile che farà ager e al genitivo agri. Servos ha la R, ma non ha la R prima di os, capite? Quindi servos sarà da servus, servi. Pueros, prima della O, ha sia la R che la E. Pertanto il sostantivo in questione sarà puer, pueri. Saccos non ha la R e pertanto sarà saccus, sacchi, sacci, un nome della seconda in us. E sotto sotto c'è magistros, tolgo os, verifico che c'è la R e pertanto vado sul sicuro e concludo che si tratta di magister, magistri. Fabrorum opera, deabus ornamenta, parabantur. Si parte dal verbo, il verbo è parabantur, ed è la prima, è un imperfetto, è una terza persona plurale ed è passivo. Paro significa preparare e quindi erano preparati. Il soggetto, ipotesi, chi potrebbe essere il soggetto? Deve essere un plurale. Vai. Ornamenta pulcra, quindi se questo è il soggetto significa che si tratta di un nome di genere neutro, perché è plurale, quindi sarà ornamentum, ornamenti, e pulcra, mi aiuti anche in questo caso, pulcra, siccome è la R, verrà da pulcher, pulcra, pulcrum, va bene? Ornamenta, pulcra, parabantur, e poi c'è deabus, che è un plurale dativo femminile, che fa eccezione. E quindi questo è un dativo plurale, potrebbe essere anche un ablativo, poi vedremo. E quest'opera, che con la lunga sicuramente sarà un ablativo singolare, e fabrorum è un genitivo plurale. Siccome qui c'è la R prima della desinenza significa che questo sarà un sostantivo in er. E quindi potrebbe essere faber, faber, genitivo fabri. Allora, begli ornamenti, parabantur, erano preparati
Opera fabrorum. Ablativo potrebbe essere il verbo è passivo. Con l'opera. Potrebbe essere con l'opera dei fabbri oppure. Prego. Causa efficiente, perché il verbo è passivo e quindi begli ornamenti erano preparati dall'opera dei fabbri oppure con l'opera dei fabbri. Sono tutte e due ammesse come traduzione. Quando avete il verbo passivo, l'ablativo può essere benissimo che si tratti di un complemento di causa efficiente. E il deabus? Non so se l'abbiamo detto. Alle dee, oppure ricorda per le dee, complemento di interesse o di vantaggio. Il dativo si può tradurre con alle oppure per le. Dunque, begli ornamenti erano preparati per le dee dall'opera dei fabbri.